È innegabile, l'impatto che alla sua uscita Baldur's Gate 3 ha avuto sul pianeta videogiochi sta ancora riecheggiando forte e chiaro. In fin dei conti si tratta solo di un titolo che ha alzato l'asticella dei giochi di ruolo al punto da stabilire nuovi standard, facendo inoltre piazza pulita di statuette nelle principali cerimonie di premiazione del settore. E fin qui tutto bene, ma come se la passa Baldur's Gate un anno dopo il suo approdo sul mercato? Beh, facciamo insieme il punto della situazione, seguiteci. La ricetta segreta di Larian Studios è maturata attorno alla creazione di un team di super appassionati del genere, desiderosi peraltro di creare una pietra miliare nata sotto l'ingombrante licenza di Dungeons & Dragons. E così, dopo aver investito ben 7 lunghi anni di lavoro, lo studio è finalmente riuscito a dar vita al gioco di ruolo definitivo. Osservando poi la mole di riconoscimenti assegnati, gli è evidente come non ci sia segmento della produzione che non abbia contribuito al raggiungimento di tale risultato. La colonna sonora firmata da Borislav Slavov ha ottenuto ad esempio l'Hollywood in Music Media Award e il BAFTA. Adam Smith e la sua squadra hanno invece raccolto oltre 10 premi per la narrazione e la caratterizzazione dei personaggi, mentre gli stessi attori protagonisti, tra cui Neil Newborn e J.K. Simmons, hanno fatto incetta di nomination dentro e fuori dal contesto videogiochi. Nel difficile campo di battaglia del Game of the Year è stato inoltre il primo titolo della storia a portare a casa tutti e 5 i principali riconoscimenti, entrando dunque di diritto nell'Olimpo del Medium. E dal momento che ha fissato un nuovo standard nel sottobosco di un genere, ovvero quello dei giochi di ruolo fantasy, è lecito dunque porsi la domanda chiave. È possibile che si tratti del miglior gioco di ruolo mai realizzato? Beh, per avere una risposta sarà necessario attendere il giudizio del tempo. Quel che è certo però è che il solco scavato dalla produzione sembra al momento incolmabile per qualsiasi altro attore del mercato, tanto da spingere la concorrenza a spiegare al pubblico che l'opera di Larian è un'eccezione distante da quella normalità che l'utenza dovrà aspettarsi nel corso dei prossimi anni. In effetti, Baldur's Gate 3 è un GDR di una profondità e di una complessità straordinaria, frutto inoltre di uno sforzo titanico che ha spremuto al massimo le dinamiche della quinta edizione di Dungeons & Dragons per dipingere un'esperienza dotata di migliaia di variabili. Il numero totale delle potenziali linee di dialogo equivale infatti a 3 volte il Signore degli Anelli di Tolkien. Esistono poi dozzine di modi per approcciare ogni genere di situazione, mentre il design dei combattimenti è semplicemente un sogno per qualsiasi appassionato di strategia. Insomma, a conti fatti, a un anno di distanza dal lancio, le preoccupazioni della concorrenza sembrano piuttosto giustificate. Larian Studios poi non ha mai cessato di aggiornare la sua opera con nuove iniezioni di contenuti gratuiti mirate ad aggiungere pennellate inedite e a rifinire ulteriormente la narrazione e il gameplay. E la ragione di tale scelta risiede anche e soprattutto nel successo commerciale del progetto. Gli ultimi dati ufficiali risalenti a marzo 2024 parlano ad esempio di oltre 15 milioni di copie vendute, ma ad impressionare è tuttavia la mole di utenti incollati all'avventura, con una base di giocatori che non è mai scesa al di sotto della soglia dei 100.000 su base giornaliera sulle sole sponde di Steam. Sono 7 poi in totale le patch maggiori ad aver arricchito l'opera, e se la prima si è occupata di risolvere diversi problemi riscontrati all'uscita e appianare le incongruenze dovute alla mole di interazioni uniche, la seconda ha invece regalato alla splendida Karlach il finale dedicato del quale aveva estremamente bisogno. Dopodiché è stata la volta dell'introduzione di un editor del personaggio all'interno dell'accampamento, di una pesante rielaborazione del sistema di combattimento, nonché del tanto agognato miglioramento delle prestazioni durante il terzo atto dell'avventura. La quarta patch si è invece semplicemente preoccupata di dirimere ulteriori questioni relative ai dialoghi e alla coerenza generale delle scelte narrative, trovando dunque il suo obiettivo principale nell'ampliamento delle opzioni per l'accessibilità. Da quel momento in avanti, infatti, gli artisti di Larian si sono concentrati quasi esclusivamente sull'aggiunta di contenuti inediti per mettere la proverbiale ciliegina sulla torta. Nel caso, ad esempio, del quinto aggiornamento è stata implementata una corposa sezione d'epilogo per chiudere definitivamente l'avventura dei protagonisti, mentre la patch numero 6 è stata interamente dedicata alle relazioni amorose con i comprimari. Infine, l'ultimo update ha finalmente risposto alle esigenze dei giocatori più cattivi, mettendo sul piatto dunque diverse sequenze cinematografiche che incrementano notevolmente il carattere e l'impatto dei finali malvagi, ma soprattutto il supporto completo per le mod previsto per l'esordio anche su console. Nonostante la rinnovata promessa di Larian di continuare ad aggiornare gratuitamente Baldur's Gate 3, la compagnia ha invece da tempo smentito le voci in merito a un eventuale DLC.
Certo, l'avventura continuerà a crescere, ma non lo farà attraverso espansioni a pagamento, anche perché una vicenda come quella del culto dell'assoluta, ad esempio, finirebbe solo per complicarsi enormemente attraverso innesti estemporanei. A calare un fitto velo di tristezza sulla situazione, tuttavia, ci hanno pensato i dirigenti dello studio quando hanno comunicato ai fan la volontà di Larian di prendere le distanze dal brand di Baldur's Gate e di conseguenza dalla licenza di Dungeons & Dragons, rendendo di fatto l'opera una sorta di cometa destinata a perdersi nel cielo notturno. Se infatti Wizards of the Coast, su mandato di Hasbro, ha già annunciato il desiderio di riportare definitivamente in vita D&D nel sottobosco videoludico, sembra davvero difficile immaginare altri sviluppatori in grado di avvicinarsi all'elevatissimo standard fissato dalla casa belga. Ed è una dichiarazione questa che ha scioccato il mondo intero durante la Game Developers Conference 2024, perché il mercato sembra remare in una direzione diametralmente opposta, tentando dunque di aggrapparsi con le unghie all'idea del grande brand come ancora di salvezza, capace di trainare le vendite oltre i limiti della nostra epoca. Insomma, la pista più concreta lungo la quale tracciare il futuro dello studio al momento rimane quella di un terzo capitolo di Divinity Original Sin. Ma Larian Studios sarà davvero in grado di replicare ciò che è riuscita a fare con Baldur's Gate 3 senza poter contare sulla spinta mediatica di Dungeons & Dragons? Ed è possibile che invece sia magari la volta di una nuova ispirazione e del confronto con un universo inedito? Beh, a prescindere dal percorso che sceglieranno di imboccare, questi autori hanno indubbiamente scolpito il proprio nome nella storia dei giochi di ruolo. Trascorso un anno dal suo lancio, infatti Baldur's Gate 3 rappresenta ancora lo zenith per un genere che all'apparenza richiederà anni per compiere il prossimo balzo evolutivo. Ed è altamente probabile che quando ciò avverrà, ci sarà ancora comunque lo zampino di Larian. Voi invece che cosa ne pensate? Baldur's Gate 3 è davvero il miglior GDR mai realizzato? E come credete che proseguirà il percorso di Larian Studios? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno speciale di approfondimento. Prima di chiudere il video, mi raccomando, lasciateci un mi piace e suonate la campanellina per non perdere i nostri contenuti futuri. Noi invece ci rivediamo al prossimo video, sempre qui, sul canale di Multiplayer.it.